siamo ancora in primavera e abbiamo scelto di affrontare uno degli ambienti più iconici del car fishing nel periodo a cavallo fra gli anni 90 e gli anni 2000. Sono in compagnia di Attilio Bonanno. Ciao a tutti. Ciao Attilio. E siamo lungo le sponde del canale di Ostellato, un ambiente molto suggestivo che ha sofferto in passato il bracconaggio, ma che oggi in un certo senso speriamo sia finito. Sì, ce l'auguriamo. Sì. Noi abbiamo una grandissima voglia di andare a posizionare il piatto, allora in bocca al lupo. Certo. Vai. Troppo complicato da affrontare, ci affidiamo quindi a puntature piuttosto semplici, terminali piuttosto semplici, classico piombo a perdere da 150-180 grammi. Come innesco punteremo alternando Tiger Nut e Boilless. Ecco, in un canale con un fondale pressoché uniforme e costante come il canale di Ostellato, le zone di interesse, le zone interessanti sono sicuramente quelle del sottoriva. La riva è ricoperta da chilometri e chilometri di canneti e in questa zona ci sono dei vecchi pali di legno che emergono, che erano i vecchi pali che tenevano l'argine. È una zona sicuramente ricca di ostacoli, quindi dovremo fare attenzione quando recupereremo i pesci, ma cercheremo di posizionare le canne intorno a questa zona perché comunque è una zona di sicuro interesse per le carpe. Ora andrò a posizionare la canna a circa 4-5 metri di distanza verso il centro del canale da questi pali. E il fondale è abbastanza duro, compatto, uniforme, ma con la pasturazione che partirò dal canneto e cercherò di creare una retta, diciamo, che porti al mio innesco, cercherò di attrarre le carpe che passano in questa zona ricca di ostacoli verso i miei inneschi. We'll be right back.
Le regine di Ostellato, piccole o grandi, sono sempre pesci fantastici. Livree colorate, pesci veramente stupendi. Pesca qui nel canale di Ostellato è una pesca sostanzialmente abbastanza semplice. Il fondale è un fondale sostanzialmente uniforme, caratterizzato da un paio di metri di profondità nel centro e da canneti che ricoprono quasi interamente le sponde del canale. Per quanto riguarda i terminali, abbiamo scelto di utilizzare terminali semplici ma efficaci, comunque affidabili, ami di grandi dimensioni. Inneschi e pasturazione giocano un ruolo invece più importante a nostro avviso. È comunque un canale, quindi le carpe tendono a muoversi, a transitare, a non stazionare in determinati punti, e quindi specialmente per sessioni veloci dobbiamo cercare di concentrare la pasturazione e renderla fortemente attrattiva per fermare quelli che sono i branchi di carpe che passano e che transitano davanti al nostro settore di pesca. Quindi per quanto riguarda inneschi abbiamo puntato principalmente su un unico tipo di aromatizzazione, quello che è, diciamo, il nostro cavallo di battaglia, per non sbagliare abbiamo scelto Hot Demon. Quanto riguarda invece la pasturazione dei nostri spot di pesca abbiamo variato di più. Allora, bisogna analizzare sempre quello che è il contesto di un canale. La corrente è bassa, siamo in una zona dove l'agricoltura ha comunque un'importanza abbastanza massiccia con lo scarico di nitrati e altre sostanze, e questo rende, diciamo, il fondale e l'acqua con delle condizioni chimiche particolari. Questo fa sì che non tutte le esche vanno bene in un ambiente, diciamo, abbastanza selettivo come questo, e bisogna sempre cercare di, come diceva Lorenzo, le carpe passano, bisogna cercare di bloccarle con una pasturazione importante che sia abbastanza evidente a livello chimico all'interno dell'acqua. Attrattiva, ma che non le vada a saziare. Certo. Infatti. Ecco. Quindi noi essenzialmente abbiamo scelto di fare un fondo con del mais e della canapa aromatizzato con vari dip, e poi al di sopra abbiamo pasturato con delle tiger, che comunque, come sappiamo, le carpe mangiano e poi attraverso il processo digestivo, quando escono, sono più tritate e continua la pasturazione, diciamo, a creare costante attrazione in tutta la zona. Sì, e poi con boilers abbiamo calato le canne. Un'altra cosa importante è quella di come pasturare. Essendo un canale si cerca sempre di chiudere il passaggio in maniera tale che
qualsiasi, diciamo, livello le carpi passano, riusciamo a intercettarle e poi a tenerle all'interno della pasturazione. È sostanzialmente quello che abbiamo fatto noi e come abbiamo improntato questa sezione. Una pesca di sbarramento che tende a bloccare i pesci di passaggio. Thank you.
Notte impegnativa? Sì. Eh? Sì. È stata una notte in cui ci siamo divertiti. Abbiamo catturato diversi pesci, anche una certa varietà di pesci, perché comunque è un piccolo, anche un pesce gatto americano che ci ha fatto credere che fosse un Amur. Però ci siamo tutto sommato divertiti, i pesci hanno risposto, è stata una notte che ci ha riportato un po' al passato di Ostellato. Sì, sì, eh? Sì, sicuramente, visto anche il periodo, non ci aspettavamo un'attività così intensa, e comunque quando si dorme poco a pesca è sempre bello. E dopo aver dormito poco direi che è il momento anche di andare a fare colazione. Vai! Benché abitiamo a molti chilometri di distanza, siamo particolarmente recati al canale di Ostellato. Io in particolare, proprio in questo canale, ho girato uno dei miei primi video di carp fishing. Era il 2007-2008, mi ricordo. E sono trascorsi molti anni, il canale è cambiato radicalmente, ma abbiamo voluto riaffrontarlo nuovamente per capire le potenzialità che ancora ha il canale di Ostellato. Qui negli anni c'è stato una forte impronta negativa da parte del bracconaggio. Sì. La piacevole sorpresa che abbiamo ricevuto ieri sera, sì, erano le 8, abbiamo sentito una macchina, hanno sceso una barca, era la polizia provinciale, è stata in giro fino a mezzanotte l'una, e sicuramente questo può dare un bel colpo al fenomeno del bracconaggio. Sì, sicuramente oggi c'è un controllo maggiore rispetto a quello che era il passato. Comunque sia, qui il bracconaggio in passato ha inciso notevolmente
andando a falciare quella che era la popolazione di carpe presenti allora. Noi, mi ricordo, venivamo ad Ostellato anche solo per una notte, partivamo la sera, tornavamo a casa la mattina, 3 ore andare, 3 ore a venire, ma era bello, era piacevole pescare qui a Ostellato. Era uno di quei pochi posti dove quando partiva una canna non sapevamo mai cosa c'era dall'altra parte. Un'altra cosa interessante e piacevole per noi per il futuro è di aver visto tanto alimento, ancora tutte le cozze, tutti cozze, i vari gamberi, parte basse. Sicuramente Ostellato tornerà a essere quello che era e tornerà ad avere pesci importanti con una media molto più alta. Sicuramente le carpe adesso stanno crescendo, il numero sta riaumentando e quindi possiamo solo essere fiduciosi. Sì, per il futuro speriamo che il canale torni a diventare quello che era una volta, un canale popolato da carpisti che controllavano la zona, dove si veniva a pescare per divertirsi, per non sapere cosa c'era quando partiva una canna, perché qui la popolazione di pesce presente all'interno di questo canale è una popolazione che ti faceva divertire, perché comunque potevi prendere delle regine dalle forme lunghe, arrotondate, specchi di ogni tipo, a partire dalle linear, dalle fulli, pesi importanti. Il canale era pieno, e ci auguriamo lo sia tuttora, di amur importanti. C'erano e ci sono ancora siluri con cui uno poteva passare una buona mezz'ora di combattimento. Una volta era un canale che veramente ti faceva divertire, uno dei pochi posti a mio avviso in Italia con caratteristiche di questo genere, con pesci di questo genere. Poi c'è una tradizione molto importante in quest'area della pesca, e quindi per tutto, diciamo, quello che è il bacino del carp fishing, della pesca in genere, recuperare un ambiente così può far solo che bene a noi, al movimento e un po' a tutto quanto l'indotto legato a questa tecnica. Noi di fatto, anche se abitiamo lontano, non l'abbiamo mai abbandonato, no. Siamo sempre venuti a fare le nostre sessioni per quanto possibile, ma almeno una o due volte l'anno qui a Ostellato ci veniamo sempre e ci continuiamo a divertire. Quindi siamo fiduciosi per il presente, ma soprattutto per il futuro del canale.
condizioni sempre al limite ogni volta che scegliamo di fare un video con Attilio. Siamo arrivati che c'era una piccola brezza e lentamente si è alzato un po' più di vento e siamo arrivati a un punto poco fa che facevamo difficoltà anche a lanciare le carte. Abbiamo scelto una zona un po' riparata, quindi forse dal video non si ha la percezione di quello. Però sì, è stato veramente complicato, abbiamo passato un brutto quarto d'ora prima. Sì. Ora sembra che la situazione sta migliorando e speriamo che questo vento abbia braccato i pesci nella nostra zona di pesca. Sì, sicuramente potrà essere un fattore abbastanza positivo, l'ossigenazione dell'acqua, comunque il clima del vento di scirocco è caldo e potrebbe regalarci veramente delle belle sorprese. Bella tua, eh? Forte vento non ci ha permesso di andare a calare le canne nella riva opposta. Abbiamo tentato una strategia ultra marginal e abbiamo calato questa canna, l'avete visto come, e questo è il risultato. Abbiamo imparato che
in particolare più ostellato le carpe godono di una certa diffidenza verso rumori esterni. Per nascondere quindi la nostra presenza alle carpe più diffidenti è a nostra abitudine montare il nostro campo base sempre dietro quello che è l'argine principale del canale. Non sarà certo la soluzione definitiva per catturare pesci, ma è comunque un trucco che ci permetterà di catturare qualche pesce. Molto impegnativa, eh? Diciamo che siamo stati abbastanza fortunati nel beccare le condizioni giuste. Sicuramente il forte vento ci ha fatto pensare il pesce dentro l'ansa, è stato positivo. Poi fortunatamente una volta che il pesce si era, diciamo, abbrancato davanti al nostro settore di pesca, ha un po' rallentato il vento e ci ha permesso di posizionare bene le canne e quindi di stare in pesca bene tutta la notte, e ci siamo divertiti.
Abbiamo catturato anche due importanti regine comunque, sì. Direi che a questo punto è arrivato il momento di fare colazione, caffè, e poi ve le facciamo vedere. Stanchi, ma felici. Ma felici, eh? È stata una sessione dura, complicata, influenzata da un forte vento, da una variazione climatica che ci ha accompagnato per tutta la nostra sessione. Siamo riusciti ad individuare il settore giusto, sì. Corretto per le condizioni che ci aspettavano. Abbiamo anche rischiato di non terminare la sessione a causa di quel forte vento che sì, poi non era nemmeno previsto, siamo arrivati. La situazione era abbastanza tranquilla, poi nel giro di un'ora si è un po' capovolta, ci ha spiazzato un po'. Però tutto sommato abbiamo anche sfruttato il vento cambiando anche l'ordine delle canne, come posizionare le canne, e abbiamo ottenuto risultati anche così. Non ci aspettavamo sinceramente una sessione con tutti questi pesci. Sì, poi importanti. Ecco, qualche pesce importante e quindi siamo divertiti. Sì, diciamo abbiamo beccato il momento giusto, il posto giusto, e sicuramente il vento ha attivato i pesci, soprattutto quelli un po' più grandi. Quelle ciambelle riuscite perfettamente con il buio. Allora, io ringrazio Attilio. Grazie a te. E concludo dicendo che il canale d'Ostellato in un certo senso non è rinato. Forse non è neanche mai morto. Sì, sono d'accordissimo con te. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata del nostro Noi Siamo Solo Pescatori Tour 2022. Ciao! We'll be right back.